La situazione dei cristiani in India si definisce con un termine solo, martirio. Non ha neanche bisogno di tante analisi sulle situazioni sociopolitiche o sulle condizioni e condizionamenti. Lì si sta operando un'azione violenta tesa alla eliminazione della presenza cristiana in India, probabilmente perché la Chiesa lì si rivela l'unica capace di realizzare una unità del popolo, al di là delle separazioni o opposizioni su cui è fondato da secoli l'ordine sociopolitico induista. Il martirio mi sembra che sia la verità ultima e radicale dell'esperienza cristiana in ogni tempo e in qualsiasi situazione. Quindi la nostra responsabilità di cristiani d'Occidente è certamente quella di esprimere, come ha chiesto la Conferenza Episcopale Italiana, la nostra solidarietà umana e cristiana, la nostra condivisione della condizione dei nostri fratelli, la devozione per il loro martirio, ma più profondamente è l'invito ad essere noi qui, di fronte al mondo occidentale, percorso anch'esso da fortissime tendenze anticristiane, ad essere testimoni coraggiosi, limpidi e coraggiosi, costi quel che costi, del Signore Gesù Cristo. Quindi è una grande lezione di verità cristiana, di verità circa la propria identità e di verità circa la propria missione.